Abbiamo dedicato 3 mezzi per fare le consegne nella provincia di Modena. Insomma, noi ci sentiamo di dare un servizio per portare qualche cosina di normale in una situazione che di normalità ha ben poco. Siamo tutti chiusi in casa, abbiamo i bambini che magari gli vogliamo fare la cioccolata, abbiamo la mamma che vuole bere l'orzo, insomma, alla fine ci distraiamo anche un pochino, la giornata ci passa un pochino meglio se abbiamo qualche vizio da toglierci. Lei come lo vede il futuro? Sono molto positivo, nel senso che usciremo da questa cosa, ecco, non so dire come ne usciremo e cosa succederà. Di certo, se mi avessero fatto vedere un film con quello che stiamo vivendo adesso, avrei pensato che è un'esagerazione, non mi avrebbe preso proprio. Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno da questa situazione, qualcosa come imprenditore lo può prendere per il futuro? Tanti ci stanno chiedendo appunto se continueremo a fare le consegne, probabilmente qualche variazione la subiremo, però non so ancora dirle in che modo. Diciamo che trovare un equilibrio è la cosa più complicata, perché cerchi di ragionare, di guardare in prospettiva, di guardare al futuro quello che deve succedere, perché uno pensa sì, c'è il virus, io sono a rischio perché vado a casa di tante persone che potrebbero essere ammalate, che potrebbero ammalare me, però bisogna che ragioni anche la parte da imprenditore, che guardi al futuro, che comunque hai delle persone che collaborano con te, delle attività che devono andare avanti, e cerchi mediare le due cose. Non è facile, perché le responsabilità, quando sono solo da imprenditore, fra virgolette, sono più facili; quando hai anche la responsabilità di persone, diventa molto complicata la cosa. Ci viene sempre da pensare a chi è il titolare dell'attività e quindi si mette in gioco poi in prima persona, ma ci sono anche tanti dipendenti che aiutano in queste situazioni. Assolutamente. Probabilmente sarei chiuso a casa, se loro non mi avessero dato la disponibilità, non ce l'avrei fatta, di certo, perché noi adesso abbiamo 5 punti vendita, le consegne con 3 mezzi fuori, da preparare la roba, quindi anche procedure nuove. Io sono rimasto veramente positivamente stupito da questa collaborazione, perché sono ragazze giovani e non è assolutamente scontato che ti diano la disponibilità, anche con le famiglie a volte che dietro, giustamente, perché io sono genitore, dicono ma non potete stare a casa, quindi tanto di cappello. E se non fosse per loro, certo, questo servizio non si poteva fare.